Ed eccoci tornati per un'altra puntata di Zona Gol. Bentornati a tutti voi e buona serata con il calcio dilettanti di Zona Gol che torna a farvi compagnia ovviamente con Fabio Ferri e con Francesco Benvenuti. Ciao Fabio, bentrovati. E con i due ospiti che vedete qua in mezzo ai due ladroni di fatto, che sono Andrea Serrau, mister del CS Le Boschi. Buonasera. E sempre qua con noi, abbiamo scherzato, ma ti presento per davvero, Lorenzo Smacchi del Vaglia, ma poi ovviamente ci parlerai anche di tutto il calcio mugellano perché sappiamo sei ferratissimo, lo segui e segui anche tanto di Serie D, so. Quindi parleremo anche delle realtà di Serie D, ma intanto, Francesco, dobbiamo cominciare con le nostre rubriche. Partiamo da Siamo al Top e partiamo da me che stavolta ho l'onore di presentare Siamo al Top, il meglio della settimana. Al numero 3, Gianottimo. Si parla ovviamente di Gianotti, che è stato l'uomo decisivo per la vittoria dello Scandicci. Lo Scandicci di mister Ciccio Baiano, che dopo aver ottenuto il passaggio del turno in Coppa, fra l'altro giocando contro Ferreira Pinto. Se ve lo siete persi, andatevi a rivedere lo Scandicci, che appunto ha conquistato la semifinale di Coppa e se la vedrà con il Gavorrano. Ma Scandicci che comincia ad andare anche in campionato proprio grazie a Gianotti che in extremis ha segnato il gol vittoria per lo Scandicci. Posizione numero 2, la presa del Bastia. Ovviamente giochiamo con la storia francese per raccontarvi invece la vittoria di un'Umbra che ci sta particolarmente a cuore perché sono 3-4 anni ormai che io e Francesco andiamo in giro per i campi di Serie D e non solo e troviamo sempre di fronte a noi questa temibile rivale, in realtà non troppo temibile perché si trova sempre nelle parti basse di classifica, ma ci siamo talmente tanto affezionati da voler rendere onore a questa squadra che ha raccolto il primo successo stagionale. Andiamo poi alla prima posizione per parlare di chi? Se non del Bomber Morelli. Bomber Morelli al quadrato perché Morelli si presentava all'esordio con una nuova maglia. Lui che viene da Scandicci e appunto è arrivato a Borgo San Lorenzo dove veste la biancoverde della Fortis Juventus ed è un esordio davvero da incorniciare, da ricordare, da fare quello che volete voi perché ne ha segnati due, entrambi tirando dagli 11 metri, ma sono sempre gol. Ah, pensavo due, però va bene uguale. Sono invece tre le posizioni del nostro Siamo al Flop, tre posizioni occupate da chi? Scopriamolo insieme, partiamo dalla numero 3, la prova del 9, è crisi per la Sestese che nelle ultime 9 giornate ha di fatto rovinato, almeno parzialmente, un positivo inizio di stagione, una sola vittoria, tre pareggi e ben 5 sconfitte, adesso la zona playout è solo ad un punto, testimoniando di fatto quello che andiamo dicendo da settimane, ovvero che nel girone B di eccellenza non si può davvero dormire sonni tranquilli, basta una sconfitta e ti ritrovi subito immischiato nelle zone calde della classifica. Zone calde della classifica che ormai conosce fin troppo bene il San Piero, ormai è vero e proprio Mayday per gli uomini di Gualtieri, per gli uomini del DS Mauro Cappelletti. Li avevamo già puniti settimana scorsa, Fabio, per il Attivissimi. match a tennis, Anche di forse fatto. troppo cattivi. Forse troppo cattivi dopo il 6-1 con il Legnaia, stavolta 4-0 in casa. È l'impressione di una squadra, poi ne parleremo anche con mister Serrao, di una squadra molto fragile. Anche in questa circostanza, 3 gol subiti nel giro di 20 minuti. Invece, alla numero 1, un amico di Zona Gol che stiamo per sentire telefonicamente perché c'è una situazione ormai di fatto delineata. Perché il Jolly Montemurlo, ne avevamo già parlato in queste settimane, era partito un po' così e così, si era ripreso con una serie di vittorie consecutive che avevano trasformato di fatto la squadra ormai dell'ex allenatore Simone Settesoldi in una delle rivelazioni di questo campionato. E invece cosa è successo? Intanto, Simone, sei collegato con noi? Salve, buonasera a tutti. Ciao Simone, guarda, stiamo vedendo proprio adesso le immagini del primo gol del tuo Jolly, il gol del provvisorio 1-1, tutti i giocatori ad abbracciarti. Un abbraccio significativo, Simone, per quella che di fatto è stata la tua ultima partita in panchina con il Jolly, una panchina che abbandoni dopo 6 anni, dopo una promozione storica in Serie D. Facci un po' il riassunto della situazione e di come si è arrivati a questa decisione, soprattutto adesso come ti senti? Ma
Senti, la verità è una sola, e anch'io, per me è stato un colpo al cuore, perché dopo 6 anni sono riuscito insieme alla società, tutta la vicenda, a fare quello che abbiamo fatto, arrivare a sentire che Simone Sette Soldi è la vittima sacrificata di uno sponsor che entra per aiutare la società senza essere coinvolto anche in quello che poteva essere il progetto, visto che io per 6 anni l'ho fatto il progetto di Superpresidente. È stata una cosa brutta che sinceramente non mi aspettavo, soprattutto per il rapporto che ho con il mio presidente e che pensavo di avere, e quindi per me è stata una pugnalata alle spalle. Ti senti tradito, Simone? Di fatto in parte l'hai già detto proprio dal presidente Nesi? Mi sento tradito perché credo che dovevamo condividere tutto insieme quello che doveva essere il passaggio o i problemi della società, perché l'abbiamo sempre fatto in questi 6 anni di successi. E poi oltretutto mi dispiace perché insomma io quest'anno ho rinunciato a fare altre cose all'inizio della stagione, perché comunque avevo delle offerte che mi faceva piacere, ho accettato di rimanere a Montebullo per fare l'ennesima sfida, diminuendo il budget ulteriormente del 20% rispetto all'anno prima, e quindi oggi ritrovarti con una posizione di classifica, quindi a livello sportivo credo solo una persona celebroretta potrebbe fare una scelta di questo genere. Figuriamoci se si parla di situazioni che sono diverse da quelle, non sono stato coinvolto, questo effettivamente mi fa male due volte. Simone, fra l'altro a questo punto per te si profila una stagione senza calcio. Bravo, che poi è la cosa che mi fa più male di tutte, perché ormai lo vivo da sempre, e per me stare ora 6 mesi in attesa di poter ritrovare poi una partita che possa essere e posso a me, a quelle sulle mie caratteristiche, sicuramente saranno 6 mesi non belli. Andrò nei campi sportivi, spero di giocare in questa maniera, perché purtroppo con le leggi del genere ci deve andare a casa. Simone, in chiusura io ti chiedo anche un parere su appunto questa situazione di un allenatore che in pratica arriva con uno sponsor. Come la vivi, ma non solo da allenatore del Jolly Montemurlo e in questo caso diciamo tra virgolette da parte lesa, ma come vivi appunto questo arrivare insieme dello sponsor e della guida tecnica? Io credo che sia lo scandalo del calcio, perché comunque non si deve allenare per meriti sportivi, deve allenare per quello che uno dimostra sul campo. Invece teniamo conto che in questo calcio malato esistono ancora delle persone poco serie e che comunque ci sono allenatori che si prestano a queste situazioni. E questo secondo me è una cosa bruttissima per la categoria. Infatti io fossi la persona che fosse Simone Sette Soldi, mi guarderei molto molto allo specchio, perché comunque credo che sia una cosa molto molto brutta dal punto di vista pratico. Simone, ti ringraziamo, ovviamente hai detto andrò in giro per i campi, sei sempre ben accetto qua invece sul terreno di gioco di Zona Gol, quindi ti aspettiamo a breve in trasmissione, intanto ti ringraziamo per essere stato con noi al telefono. Però con piacere ti ringrazio per la chiamata, grazie a tutti, buona serata. Insomma, non è un periodo semplice, no. Fabio, per gli allenatori delle squadre toscane, in particolar modo del girone D. Ma visto che qui abbiamo un allenatore, io allora direi prima di vedere le sintesi, di coinvolgerlo allora su questo discorso. Perché di fatto Brachi ha pagato una situazione simile, di fatto, già in passato con il Città di Castello, quando arrivò al suo posto Zemaria. Ti chiedo, Andrea, da allenatore comunque partito dal basso, si è fatto la gavetta vera e propria, arriva comunque con l'ambizione, immagino, di voler salire con il Le Boschi nella tua carriera da allenatore. Che effetto ti fa sentire che in Serie D, non in Serie A, quindi comunque nella quarta serie italiana già si ragiona di allenatori, lo sponsor, cambiamenti forzati che non guardano a quello che succede in campo? No, beh, ha detto bene Mister Sette Soldi. È una cosa scandalosa, credo, questa. E purtroppo è vero, certi allenatori allenano perché portano le sponsorizzazioni, invece nel calcio dovrebbe esserci un po' più meritocrazia. E Sette Soldi, se non sbaglio, ha conquistato la promozione l'anno scorso, e Brachi per dire è arrivato ai playoff l'anno scorso con una squadra di pulcini, credo. E fortunatamente sono persone serie, allenatori preparati, escono a testa alta da delle situazioni abbastanza tristi, da una parte a livello di immagine, probabilmente per portare un ex calciatore a Scandicci, in questo caso per portare un allenatore che non conosco, non so chi sia, però appoggiato da una sponsorizzazione.
e in bocca al lupo a Sette Soldi, a Brachi, che possano ritrovare una panchina magari più alta rispetto a quella che hanno lasciato. L'allenatore è Simone Venturi, Fabio, ex del Grosseto, secondo di Nicola a Livorno, e di fatto, anche vedendo appunto l'esultanza dei giocatori, si crea una situazione anche paradossale, che anche in questo caso ricorda un po' quello che è successo con Brachi, solo che lì cosa successe? Che Cubiglios, che non era certo un giocatore vicino all'ex allenatore, dopo il gol con il Piacenza andò a abbracciare il nuovo allenatore baiano, qui invece si abbraccia il precedente. Del Brachi, non del Bounce. Vero. Ottima, ottima citazione. E prima di vedere, di partire con le sintesi, allora voglio coinvolgere anche il giocatore Lorenzo Smacchi. Dal tuo punto di vista, una squadra su quali elementi deve far leva per isolarsi da una situazione che si vede anche da quanto successo in una sfida contro la Correggese, non proprio contro l'ultima arrivata, la squadra è con l'allenatore e nonostante fosse già uscito la settimana scorsa, insomma nel weekend la notizia, la squadra ha dato, forse anche per quello, il 120% e ha strappato un punto dalla Correggese. Secondo te qual deve essere il punto focale del giocatore in una situazione del genere? Ma io personalmente credo che, come hai detto te, una squadra, per essere squadra nel vero senso della parola, deve far sì che quando scende in campo, deve scendere in campo per conquistare il risultato, al di là che ci sia una persona o ce ne sia un'altra, questo è il mio personale pensiero. Io credo che un giocatore deve fare il ruolo da giocatore, nel senso deve dare sempre tutto, che ci sia un allenatore o ce ne sia un altro, perché deve fare il bene della società e della squadra. E quindi io credo che ogni giocatore debba scendere in campo per dare sempre il massimo. Io credo che ogni giocatore debba sempre cercare di mettersi alle spalle questi problemi, fare gruppo il più possibile tra di sé, tra tutti i giocatori dello spogliatoio, e andare avanti, perché alla fine la squadra è composta da varie cose e quello l'ha deciso la società e nessuno ci può fare niente. Insomma, la squadra deve andare dritto per la sua strada. Hai detto bene, quindi facciamo Fabio in bocca al lupo a Capitan Ramondo, Olivieri e tutti i giocatori del Jolly. E di fatto l'unico allenatore superstite è Vitaliano Bonuccelli, che con la sua forte serie ha impattato 2-2 in casa contro l'Est. Allora andiamoci a vedere gli highlights. Cambiare perché tutto cambi, stracciate pure il Gattopardo, la Fortis riparte di slancio dalle novità, dalla prima assoluta di Morelli con la nuova maglia e dai tre punti di Scandicci, rarità in un campionato fin qui avaro di soddisfazioni, fuori dalle mura amiche, avversario di turno l'Este, terza forza del campionato ma in cerca di conferme ad alto livello dopo aver raccolto appena 4 punti nelle ultime 3 partite. Spinelli vince il duello aereo, altro colpo di testa, Michele Fuso in ritardo, occhio a Rondon che si alza il pallone come nel beach soccer, ma manca il bersaglio, il pallone va sul fondo. Beghetto, Rondon guarda la porta e scarica Rondon, traversa, che fucilata del numero 10, Este a pochi centimetri dal gol del vantaggio. La sponda di Morelli, altro cross pronto per Bigeschi che prova invece a sfondare la difesa giallorossa. Bigeschi, esterno della rete, ma lì doveva passare il pallone. Un po' di spazio per contrattaccare per l'Este, pallone ancora tra i sapienti piedi di Rondon che prova la casa sua. Rondon, il vantaggio dell'Este, difesa della Fortis troppo bassa, bolognesi fuori dai pali e fate pure 13 per le reti in stagione di Roberto Rondon, 19 sul cronometro, Fortis 0, Este 1. Tocco sulla corsa per Michele Fusi, il velo di Morelli, può girarsi da lì, trova Mucci dentro l'area di rigore, spalle alla porta, si crea lo spazio, parata di Beghin ed è calcio di rigore per la Fortis, chance subito per il pareggio per la formazione di Bonuccelli. Morelli contro Lorello, può essere la prima volta del numero 11, parte Morelli, un esordio da campione per lui, ristabilita la parità, si presenta così ai suoi nuovi tifosi Lorenzo Morelli. Iaquinandi, c'è dietro Biagini, tiro deviato, la parata di Lorello, il tapin di Mucci, incredibile sulla linea, come un gol per l'Este, il salvataggio di Leli. Stop
flop e cambio di gioco di Cretella, scovato Michele Fusi a sinistra, va per il cross, Iaquinandi sfiora, Morelli si coordina e spara, Lorello alza le mani, salva in out il portiere dell'Este. Comunque corner, situazione anche questa pericolosa con la Fortis che attacca, pallone dalle parti di Biagini, del rigore, altro rigore per la Fortis, Coraini su Biagini, situazione fotocopia, come un déjà vu, Morelli contro Lorello, parte Morelli, stessa parte, stesso risultato, è già doppietta per il nuovo bomber di Bonuccelli e Fortis che ha rimontato anche questa. Buona copertura difensiva della Fortis con un infaticabile Bigeschi, Cretella in avanti per Morelli, non si alza la bandierina del guardaline, allora Morelli, uno sguardo dietro, Bigeschi è già lì, riceve il pallone, poi un cross, Cretella in scivolata, per un soffio non ci arriva. Cambio di gioco per Fusi, di prima, di testa per Bigeschi che vuole il passaggio di ritorno, la sfera arriva invece a Mucci, Iaquinandi sta tagliando, si va proprio da lui, Iaquinandi, colpo di testa potente ma centrale. Iaquinandi in anticipo, riparte proprio lui, ancora Iaquinandi, è un 2 contro 2 per la Fortis, il pallone a Mucci, il controllo di Mucci, si invola verso la porta di Lorello, parte Mucci, palo, palo, poteva essere il colpo del KO per l'Este, sfortunata qui la Fortis. Area di rigore affollatissima, pallone che arriva, Cretella allontana, toccato duro, l'arbitro lascia giocare, Cretella ancora a terra, bolognesi in qualche modo, Fortis in affanno, pallone a Favaro, Favaro, il gol del 2-2 ad un quarto d'ora dal termine. Bonuccelli corre da Zattarin, l'Este non ha buttato fuori il pallone, Fortis imbestialita anche con l'arbitro che non ha fermato il gioco, grande nervosismo a Romanelli, qui Bonuccelli viene cacciato, è proprio così, viene cacciato da acqua pendente, il Condor era incontenibile, manca davvero poco, Bigeschi recupera anche questo pallone, va addirittura in porta, traversa, seconda traversa consecutiva per Bigeschi, dopo quella di Scandicci. Occhio al break, un po' scoperta qui la Fortis, parte il tracciante, pallone che sibila il palo e si perde sul fondo, finisce 2-2 a Romanelli, tanto rammarico per la Fortis, ma la squadra di Bonuccelli deve ripartire da questa prestazione, dalla doppietta di Morelli, anche se molti qua hanno la sensazione che la possibilità del bottino pieno fosse più che concreta, invece la Fortis torna a casa con solo un punto. Questa dunque la sintesi della partita della Fortis, abbiamo visto tante emozioni, gol salvati sulla linea, insomma traverse e soprattutto un mister Bonuccelli che diciamo non l'ha presa proprio benissimo sul 2-2 con un suo giocatore a terra. Dunque noi, dopo averlo visto andare dal mister dell'Este per chiedergli delucidazioni, lo sentiamo nell'intervista post partita. A parte forse c'era fallo, non lo so, però c'era un ragazzo nostro in terra, dentro in mezzo all'area, non a 100 metri, hanno fatto gol da quella parte lì, hanno provato a fare gol 4 volte, quindi hanno fatto volontariamente, non è che hanno, quindi oggi sono rammaricatissimo perché ha perso il calcio, ha perso i ragazzi, avevamo fatto una partita dove ci meritavamo di vincere, ci hanno, oggi lo posso dire, rubato una partita, perché a prescindere che forse il secondo rigore non c'era, no, non lo so, però io con gli avversari in qualsiasi circostanza sono sempre stato corretto in queste circostanze e io una volta sono stato in terra, ho detto di buttare fuori la palla, sono rammaricato perché l'allenatore di loro non ha fatto altrettanto, ha voluto fare quel gol lì con un uomo in terra, ha esultato, è stato, ha continuato, insomma credo che si sia comportato male un uomo tra parentesi che ha fatto tantissimo professionismo, quindi sa cosa vuol dire il gioco del calcio, sono rammaricato per i suoi ragazzi, non credo che abbia tanto da insegnargli da un punto di vista morale, da un punto di vista tecnico è tutto un altro, ma credo che abbiamo fatto forse la più bella partita, abbiamo creato tanto, siamo stati un pochino all'inizio contratti, poi dopo ci siamo liberati, abbiamo difeso bene, credo che tolto palle inattive non abbiano mai tirato in porta. Quindi sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, della condizione fisica, un po' di tutto. Mi dispiace soltanto per il risultato perché dopo una partita come questa
i tre punti ci si meritavano e ci sono stati tolti, ripeto, con una mossa non tanto corretta, però insomma accettiamo il risultato del campo, il pareggio ci può stare, andiamo avanti. E andiamo a Abano ancora con tantissime difficoltà perché ci abbiamo tre squalificati e poi dopo speriamo che anno nuovo di riavere tutta la rosa a disposizione e di continuare a fare belle partite come abbiamo fatto ultimamente. Lorenzo, da componente dello staff di Vitaliano Bonuccelli, che effetto ti fa vedere questa prestazione? Ma vedendo le immagini, io credo che la prestazione non si possa discutere, nel senso, ho visto una Fortis con gamba, ho visto una Fortis che ha disputato un'ottima partita mettendo sotto una buonissima squadra come il d'Este, che ha dei giocatori di tutto rispetto. Il mister, come da suo solito, non si può altro che ringraziare perché come sempre prepara la settimana in maniera perfetta, tralasciando proprio niente, neanche un minimo dettaglio, proprio perché mister Bonuccelli è un amante dei dettagli, anche perché a questo livello non si può fare altro che guardare anche i piccoli dettagli. E credo che non si possa, come si può dire, imputare niente ai ragazzi. Io credo che hanno dato tutto. Come ci capita ultimamente, la fortuna non è dalle nostre parti, basta vedere il tiro parato sulla riga di porta da un difensore e da lì capisci che la partita probabilmente avrà delle difficoltà. Purtroppo niente, si porta a casa un punto importante, si va avanti a testa alta e via verso la prossima partita, che è molto difficile. Infatti, come ha detto il mister, avremo tre squalificati, però come sempre tireremo fuori il meglio di noi. Andrea, te hai visto la partita ovviamente come Lorenzo la prima volta adesso, ti chiedo una valutazione sull'episodio, no? Quello dove poi è arrivato il pareggio, da allenatore ti avrebbe fatto arrabbiare, immagino, ugualmente una situazione del genere. No, allora, premetto che io sono per andare dall'allenatore prima della partita avversario e dirgli che noi la palla non si butta fuori mai, e fischia l'arbitro quando vede che c'è un fallo, anche perché così sarebbe questo secondo me è la giusta regola. Quanto a mister Bonuccelli, che tra l'altro credo sia una persona davvero eccezionale, l'ho sentito parlare in trasmissione qui da voi e credo sia anche un po' il segreto di questa Fortis, doveva dargli una cappucciata e stenderlo, non c'è altre strade, no, è cappucciata subito, anche perché però, amiche, loro gli avevano ridato. Non possiamo passare questo messaggio di violenza, non si può passare, però, appoggiargli la testa sul naso, digli che non lo doveva fare, non lo dovevi fare. È una metafora quella di è una metafora. Bene, Andrea ovviamente è pronto a rispondere di tutto quello che ha detto e quindi noi, no, a parte gli scherzi, andiamo avanti, giusto? Andiamo avanti. Perché so che oggi c'è anche una pausa, col fatto che siamo una mezz'ora più lunga e quindi nel primo blocco dobbiamo correre tutta la Serie D. Dobbiamo correre e corre anche lo Scandicci, si potrebbe dire quasi che era l'ora. Vittoria proprio nel finale in quel di Cesena contro il Romagna Centro e allora vediamoci il gol decisivo di Gianotti in Romagna Centro Scandicci. Splendente in Coppa, pronto a giocarsi la semifinale con la Correggese, deludente e bisognoso di punti in campionato. Questa la situazione dello Scandicci di Baiano, in trasferta a Cesena per una partita da non sbagliare. Caso diplomatico in estate, Diego Cuiglios sta diventando pian piano uno dei punti di riferimento dello Scandicci ed è proprio il colombiano a cercare la via del gol al decimo. Attento però Semprini alla sua destra. Dopo una fase centrale di primo tempo senza particolari squilli, è clamorosa l'occasione capitata a Ridolfi che, lanciato da Gavoci, si invola indisturbato verso la porta scandiccese, ma il suo pallonetto si perde al lato. I toscani, anche nella ripresa, hanno in mano il pallino del gioco. Senza Carnevale però si fa dura in area di rigore e qui Papini non ha la necessaria cattiveria e indirizza appena sopra la traversa. Al minuto 83 arriva la svolta. Il Romagna Centro si addormenta sullo schema da palla inattiva degli ospiti e commette uno sciocco fallo su Papini. Inevitabile il rigore. Dal dischetto, Gianotti, subentrato a Cubiglios, spedisce il pallone in rete per tre punti a dir poco fondamentali nella risalita in classifica dello Scandicci. Scandicci che dicevamo qua durante la sintesi non aveva nemmeno Carnevale, squalificato per tre giornate dopo la partita con la Fortis di
Anche a livello emotivo, Fabio, l'abbiamo visto anche, sì, insomma, sì. molto provato in una partita delicata. Sia ovviamente per lo Scandicci, visto il momento di difficoltà, che per Carnevale stesso, ritrovava l'allenatore di fatto che lo ha rilanciato tra i grandi. Una stagione fin qui, Lorenzo, secondo te come la possiamo definire, quella di Carnevale l'anno scorso? Vabbè, devastanti. Quest'anno, al di là del numero dei gol, è entrato in un contesto diverso e sembra un po' soffrire questa sua, come possiamo definirla, questo suo carattere molto focoso che evidentemente nelle difficoltà viene maggiormente fuori. È vero, sì, io penso che, vabbè, Davide, io devo essere sincero, io Carnevale non lo conoscevo personalmente, l'ho conosciuto per la prima volta l'anno scorso, appunto allenandolo a Borgo San Lorenzo, e sinceramente io con lui ho stretto una grandissima amicizia che ci porta tuttora a sentirsi spesso. E devo dire che come giocatore non si discute, perché tecnicamente è un giocatore, secondo me, che in questa categoria non c'entra assolutamente niente, anche perché a lui gli ho visto fare dei gol, cioè roba da altra categoria veramente. E per quanto riguarda, sì, è un problema suo, non lo nascondo, cioè, ho detto, c'è una grossa amicizia tra me e lui. Non lo nasconde neanche lui. No. Il suo problema grosso è il suo carattere, purtroppo lui è un tifo molto focoso, che basta poco per accenderlo, per accendere la miccia. E probabilmente quest'anno a Scandicci, nonostante la grossa squadra che hanno, l'ampia rosa di giocatori di qualità che hanno, sinceramente si trovano al di sotto di quello che si aspettavano, secondo me. E quindi, secondo me, questa cosa per Davide non lo riesce a far sì che lui sia il Davide che abbiamo visto l'anno scorso a Borgo, secondo me, sono sincero. E quindi un Carnevale, diciamo, in un contesto un po' diverso, che sta facendo un po' più fatica, anche sicuramente però con buoni risultati, sì, almeno a livello personale, perché ancora non saranno arrivati i fiumi di gol dell'anno scorso, ma c'è tanto tempo e comunque Carnevale ha segnato qualche gol. Io mi osservavo il ciuffo ribelle, però in realtà c'è da vedere l'altro appuntamento di Serie D, anche perché dobbiamo parlare appunto del Jolly Montemurlo, di cui abbiamo già parlato in apertura, ma adesso andiamo a vedere le immagini. Mi sbaglio? Non ti sbagli, anche perché c'è un 2-2 da vedere, perché insomma la situazione era bollente, ma in campo il Jolly si è fatto valere, e come se si è fatto valere contro un avversario come la Correggese. Vediamo. Un Jolly Montemurlo al centro di una scottante situazione societaria e tecnica cercava risposte sul campo per l'ultima partita di Simone Settesoldi da allenatore, e le risposte sono arrivate. Avversario di turno la corazzata di Massimo Bagatti, quella correggese che sembra fin qui voler bissare il campionato dell'anno scorso. In avvio un'occasione di testa per il Jolly, un gol di testa per la correggese. A scalfire Biagini è il solito Grandolfo, che al 38esimo sale più in alto di tutti e porta in vantaggio i suoi. Il Jolly trova subito la forza di reagire, raggiungendo il punto dell'1-1 con questo assist di De Gori per la corrente Michelotti, che sorprende la retroguardia biancorossa e supera Noci sul primo palo. La reazione della squadra all'esonero di Settesoldi è chiarissima, tutti ad abbracciare l'artefice del miracolo Jolly Montemurlo, dalla promozione in Serie D fino alla salvezza della scorsa stagione. Nella ripresa la formazione pratese riesce addirittura a mettere la testa avanti grazie all'inserimento sul secondo palo di Capitan Raimondo, che da due passi non può davvero sbagliare. Un vantaggio che dura però appena 4 minuti. Cross dalla destra e colpo di testa di un isolatissimo Chiurato per il gol del definitivo 2-2. Finisce con un pareggio e con i saluti di Settesoldi al suo staff e a tutto l'Adonelli. E allora vediamoci la classifica di Fortis, Juventus, Scandicci e Jolly Montemurlo, per capire come si comportano le squadre di Firenze e Prato in Serie D. Eccoci qua con ovviamente la Correggese, che vediamo al secondo posto, ed era la rivale del Jolly Montemurlo, che ha quasi la metà dei punti della Correggese, che quindi ha fatto un partitone riuscendo a strappare un punto in onore anche a Mister Settesoldi. Poi salendo un
po'. Troviamo la Fortis Juventus con 23 punti, una situazione abbastanza tranquilla di classifica in questo momento della stagione. Lo Scandicci invece, diciamo, è là nel mezzo tra Jolly e Fortis. Certo, importante il risultato di Coppa che dà un'altra dimensione alla stagione dello Scandicci. In campionato però bisogna davvero far tesoro di questi tre punti e sperare poi di riuscire a ingranare le marce giuste più in avanti, anche perché bisogna dar tempo anche a mister Baiano magari di conoscere un po' meglio la squadra. Nel frattempo, come dicevi tu in fase di commento della sintesi, Francesco, mi sembra che Cubillos stia sempre di più entrando negli schemi di questo Scandicci. È vero, è un po' incredibile considerando insomma quello che si è creato intorno a questo giocatore, però insomma le sue doti tecniche e calcistiche sono indiscutibili. Non si è trovato con Brachi, perché lo abbiamo sentito anche nell'intervista e vi abbiamo proposto qualche episodio fa di Zona Gol. Insomma, era un giocatore voluto da Brachi, ma che poi probabilmente ha deluso Brachi stesso, più a livello comportamentale, perché appunto tecnicamente è un giocatore di assoluto livello e che nell'idea di Brachi stesso avrebbe dovuto trascinare lo Scandicci verso altri lidi e non certo verso l'esonero di Brachi, che adesso guarda da casa Cubillos non segnare domenica, ma comunque è uno di quelli che là davanti sta facendo la differenza e probabilmente sarà ancora più decisivo di Carnevale, perché Carnevale ha bisogno di qualcuno, ha bisogno del Lombardi della situazione e può essere lui insieme a Gianotti il giocatore che fa la differenza. Lorenzo qua accanto a me ride, è un bel vedere l'anno scorso, alla Fortis. Direi proprio di sì, un tridente da paura, realmente. Però effettivamente, ora con caratteristiche diverse, sicuramente anche a livello fisico, però Cubillos può essere il Lombardi dello Scandicci, sì, almeno per questa stagione. Tu, Andrea, segui un po' la Serie D, ti interessi di sì, Scandicci? Sì, un pochettino sì. Insomma, come ti sembrano le fiorentine? Questo ti sembra una classifica che rispecchia più o meno le qualità delle squadre della provincia di Firenze di Prato? Un pochettino deludendo lo Scandicci, nel senso che sono comunque una città, hanno diverse risorse e pensavo il loro campionato fosse davvero da primi posti. Chiaramente poi ci sono squadre come il Piacenza, cioè, che tra l'altro sta deludendo anche il Piacenza, la prima non mi ricordo chi è, il Rimini, insomma c'hanno ben altri, viaggiavano su ben altre classifiche qualche anno fa, e lo Scandicci però è una di quelle che può secondo me ambire, anche perché davanti sono veramente importanti. Senti Andrea, in questo momento per te la Serie D che cosa rappresenta? Un sogno, un altro campionato, un obiettivo? Per me le allenatore. No, per Andrea Serrao allenatore, al di là delle Boschi, dopo poi ne parliamo. Andrea Serrao allenatore deve crescere tantissimo, per fare l'allenatore a certi livelli secondo me bisogna avere anche il tempo per potersi formare e andare a copiare magari quelli più bravi di te, perché nel calcio c'è sempre da imparare. Non credo di arrivare in Serie D, anche perché non ho sponsorizzazioni alle spalle che mi possono aiutare. Io sto benissimo alle Boschi, spero di rimanere alle Boschi tutta la vita e chissà, magari un giorno potremo arrivarci noi con le nostre gambe. Ma la vedi una realtà fiorentina, veramente fiorentina, cresciuta all'interno delle mura di Firenze, che veramente può fare quel salto? Ora c'è il Porta Romana, che poi fra l'altro insomma mi sa che vedremo anche nella sintesi. Porta Romana sì, c'ha un cammino parecchio importante, nel senso 5-6 anni fa erano in seconda categoria, prima promozione, ora eccellenza, rischiano di vincere il campionato, e c'è Stefano Fiorini che è un perfezionista, l'ho sentito al telefono 2 settimane fa, gli ho detto come va, dice male, gli ho detto ma sei secondo, dice, però nel calcio bisogna sempre migliorarsi e onestamente è vero. Bisogna copiare da Fiorini quindi. Bisogna copiare anche da Fiorini perché, e De Carlo anche, che sono insieme e fanno le cose nella maniera giusta, sicché sì, un punto di riferimento potrebbe essere anche lui. Anche per il Le Boschi, per crescere appunto in quel modo. Sì, di sicuro. Quindi ambiziosi. Dopo parliamo anche di Le Boschi, quindi non ti annoiare per adesso. Però parliamo di dell'altro girone. Dell'altro Serie D. Per noi è l'altro, in realtà insomma è un girone di tutto il rispetto, con tantissime squadre veramente importanti. Una di queste è ad esempio buttata lì a caso, la Robur Siena.
di un allenatore veramente, ma veramente capace come Massimo Morgia, che vuole bissare il successo dell'anno scorso con la Pistoiese. Adesso il Siena è ingranato e fa davvero paura. Altra vittoria 3-2 al Sansepolcro. I gol. Il Siena strappa il ticket per la settima vittoria consecutiva contro un Sansepolcro che ha venduto cara la pelle. È stato incapace di fermare la striscia negativa che dura ormai da 3 partite. Al quinto la Robur sfiora il vantaggio, Titone tocca per Mininclerì, riceve il passaggio di Titone, scarica in porta il pallone, sfiora il palo, lo stesso Titone al 22esimo porta in vantaggio i suoi con un one man show. L'ex giocatore del Matera lotta da solo contro tutta la difesa bianconera e supera Vadi. Al 31esimo il Sansepolcro commette il più ingenuo dei falli su Titone dagli 11 metri, Mininclerì scaglia il penalty sul palo, ma in virtù del tocco di piede di Vadi può correggere in rete il suo stesso errore. Il doppio vantaggio dura appena 180 secondi, traversione di Terzini, Viola respinge il pallone, ma involontariamente serve Gorini che scarica un gran destro e accorcia le distanze. Nella ripresa la Robur prova a mettere in cassaforte i 3 punti, è il 50esimo minuto, quando Zane serve Titone, l'attaccante di Morgia supera Vadi e insacca nella porta ormai priva di difese. Nella formazione di Mezzanotti a quel punto sale in cattedra Essoussi, che prima testa i riflessi di Viola su questa leggerezza della difesa senese, e poi al 60esimo minuto si guadagna un calcio di rigore per il gol che riporta il Sansepolcro in scia della Robur. L'occasione più nitida nell'ultima mezz'ora è però di marca locale. Bigoni se ne va via con una giocata di classe, cerca il colpo da biliardo quasi dalla linea di fondo con il pallone che sfila di poco al lato. Il Siena vince, trova altri 3 punti e si mantiene in vetta alla classifica a più 3 sul Ponsacco. Quanto si parla all'interno dello studio di Zona Gol durante le pause? A volte penso che la vera trasmissione venga fuori solo durante le pause. Uno prepara tante cose durante la settimana, ma poi in realtà ci si diverte troppo. Proveremo a mettere insieme tutti fuori onda, poi alla fine probabilmente qualcuno sarebbe denunciato in tempo zero, però insomma sì, sarebbe divertente. Sì. Sarebbe divertente. Noi, gli ospiti no. Ovviamente. Ci prendiamo tutta la responsabilità, ma ce la prendiamo anche in una cosa molto più banale, ovvero nel vedere la classifica del girone di Serie D. Una classifica però, al di là delle battute, continua a dire qualcosa per quanto riguarda le squadre toscane. Ad esempio, Gavorrano in crisi, ormai l'effetto del cambio dell'allenatore è svanito, o meglio, forse non è mai iniziato. Tre sconfitte consecutive per la squadra di Nofri Onofri, che adesso deve stare attento ovviamente all'organico per ritirarsi su, ma forse è proprio quello il problema alla fine, all'organico talmente qualitativo che tanti giocatori non sono abituati a trovarsi in una situazione del genere. Andando più su, sicuramente fin qui deludente il campionato della Massese. La Collegiana, che è riuscita a trattenere Prandelli, resta in una situazione ancora ambigua di classifica. Di fatto la squadra del DSG di Obicchiere dovrà lottare fino alla fine per non terminare il proprio campionato nella zona playout. Poco più su la Pianese, poi via via tutte le altre, davanti un terzetto importante economicamente direi e anche qualitativamente, come Poggi Bonsi al terzo posto, Ponsacco che da matricola però sta veramente facendo grandi cose. Matricola poi per modo di dire, un attacco Brega Granito se lo sognano tante matricole, e davanti la Robur Siena che appunto ormai colleziona vittorie su vittorie e continua a guardare tutti dall'alto verso il basso con soli però 3 punti di vantaggio sul Ponsacco. A proposito di budget, vedendo la classifica, certo Robur Siena che ha sicuramente speso tanto, però non ha speso poco neanche il Gavorrano, che poi abbiamo visto laggiù in fondo e che in realtà all'inizio stagione era una di quelle che tutti si aspettavano sarebbe stata tra le prime, invece grosse difficoltà. Quando uno spende tanto e poi la stagione non gli va bene? Perché voi siete tutti e due facenti parte di società che
non spendono, cioè fanno il calcio, diciamo, per passione. Però vi trovate di fronte comunque in realtà, penso ad esempio l'anno scorso, quest'anno al duello con il Galluzzo, che gioca nel vostro campo ma spende di più delle Boschi, spende tanto di più delle Boschi. Penso al Vaglia, che del non pagare i giocatori ne ha fatto una bandiera. Come ci si affronta anche con realtà così? Cioè, voglio dire, se uno vince 1-0 con il Galluzzo e si sente più bravo, o vince 1-0 con la Gaglianese, con squadre che spendono di più e si sente più bravo, poi alla fine pensare che gli altri prendono dei soldi non vi fa un po' strano? No, ma perché poi non giocano mai i soldi, cioè i soldi fanno comodo a tutti a fine mese andare a riscuotere, però non ti danno motivazioni. Noi abbiamo situazioni esterne alla riscossione che danno molte più motivazioni di quelle che possono dare i 300-400 euro che da altre parti pigliano. La nostra filosofia è questa, e anche se crescendo sempre di più magari di categorie bisognerà probabilmente mettere mano al portafoglio e cambiare un pochettino le cose. Spero invece si vada verso il piattume generale, e allora lì diventiamo davvero più forti di quegli altri. Quando contano le idee. Lorenzo, te prima della trasmissione ci dicevi: io faccio 30 km senza rimborso solo per andare a giocare. Sì, esatto. Io come dico sempre a chi mi conosce, dico sempre a una mia amici, io ho un'idea del calcio dilettantistico in maniera totalmente diversa. Io credo che nel livello in cui siamo noi, dove il calcio è passione, dove il calcio si fa perché ci piace, dove grazie ad alcune società che ci danno modo di poter giocare, io credo che il calcio dilettantistico deve essere, come diceva il mister, è bello se viene tutto messo allo stesso livello, dove tutti siamo uguali, tutti siamo sulla stessa base. E allora da lì le vittorie sono ancora più belle. Ovviamente io parlo a livello personale, quando il Vaglia vince contro squadre blasonate, ti avevo fatto esempio la Gallianese o l'anno scorso, non so un'altra, vince contro squadre che spendono e spendano parecchio, è sempre bello, nel senso, arriva a casa la soddisfazione è doppia, se non tripla, perché giustamente io ho detto, io faccio 30 km due volte la settimana per andare in una società in cui non ci fanno mancare niente, una società che secondo me non ha niente da invidiare ad altre, perché lì ovviamente l'obiettivo è un altro, l'obiettivo è la salvezza e la cosa principale è il gruppo, lì non c'è soldi, anzi, e le cene. Almeno quelle fanno parte del progetto, anche a questo, anche le cene fanno parte fondamentale del nostro calcio, del calcio dilettanti. Non lo so se c'è tempo per mandare una sintesi di eccellenza. La mandiamo ora. Allora guardiamoci Porta Romana Bucinese. E poi ci rivediamo dopo la pubblicità. Yes. Lo volevo dire. Dopo il KO in casa della Nuova Foiano, il Porta Romana torna a muovere la classifica, superando la Bucinese al termine di un match pieno di occasioni da una parte e dall'altra. Prosegue il periodo nero in trasferta della compagine di Simoni, che ha raccolto appena 3 punti in 8 uscite fuori casa. La partenza degli ospiti è però sicuramente determinata. A Peruta tocca per Pavani, che da sinistra crossa al centro. Il pallone sfila a pochi centimetri dagli attaccanti. Il Porta Romana si affaccia dalle parti di Bonechi grazie al cross di Torrini che pesca Ciolli. Il numero 7 va a botta sicura, ma il portiere ospite è sensazionale anche sul tocco successivo di mano di Ciolli, pescato e sanzionato con un giallo da Piazzini. Ancora Bucinese con una splendida giocata di Sacconi che serve a Peruta. Il velo dell'attaccante ospite libera al tiro Pavani che lambisce il palo. Nella ripresa è ancora la Bucinese a rendersi pericolosa in questa circostanza, attento e fortunato Valenti. Il minuto chiave è il 73esimo, match winner è Ciolli che finalizza una bellissima azione corale dei suoi battendo Bonechi con il mancino. Il portiere di Simoni è protagonista poi con un doppio intervento che tiene in vita la sua squadra. E più avanti Bonechi viene imitato da Valenti che con un colpo di reni sventa la minaccia. La Bucinese vuole uscire dal Buozzi almeno con un punto e ci prova con il neoentrato Babacar Ngom che però schiaccia malamente la conclusione. Nel finale il Porta Romana sfiora il punto del 2-0 con una doppia chance. Prima Chiarelli colpisce il palo interno con il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta ed esce. E poi con Olivieri che cerca di colpire di testa un pallone basso e riesce nel compito più difficile, ovvero alzare il pallone sopra la
Laporta. Un errore tanto grande quanto ininfluente, perché il porta romana strappa 3 punti e mantiene la scia della Baldaccio Bruni. E siamo ripartiti, non so quello che si è sentito del nostro fuori onda, ma speriamo poco. E andiamo a vedere la classifica, sì. Perché abbiamo finito nel primo blocco di Zona Gol di vedere la sintesi della partita del Porta Romana, e quindi adesso siamo in dovere di farvi vedere anche la classifica. Tra l'altro una partita molto bella, quella tra Porta Romana e Bucinese, per un girone B, come dicevamo anche in apertura, sempre molto equilibrato, al di là in questo momento almeno della Castiglionese, una squadra praticamente in disfacimento. Bucinese che, almeno a vedere la prestazione con il Porta Romana, non dimostra la classifica che occupa in questo momento, la posizione che occupa in questo momento, al quintultimo posto. Abbiamo messo la Sestese perché, Fabio? Perché di fatto, insomma, era lassù con Sinalunghese, Porta Romana a inseguire la Baldaccio Bruni, e nel giro di un mese e mezzo si ritrova adesso a doversi guardare più alle spalle che davanti. È incredibile davvero come la Sestese abbia perso quota, si sia un po' sgonfiata nel corso delle ultime giornate. Hai fatto bene a ricordare appunto la Castiglionese, che ormai sembra veramente solo comparsa in questo campionato, e abbiamo visto le immagini del Porta Romana di un Fiorini che dice dobbiamo far sempre meglio, però 25 punti. Infatti sarà molto arrabbiato oggi. Ha vinto solo 1-0. No, però faranno bene, nel senso, anche il Porta Romana c'ha giocatori veramente importanti, fra Chiarelli, Conti, Ciolli, sono giocatori per la categoria di tutto rispetto. Ecco Andrea, allora io vorrei un attimo con te analizzare, visto che sei comunque un allenatore di una realtà fiorentina, e è un discorso sicuramente abusato quello del calcio a Firenze, la Fiorentina fa un po' da mangiatutto che impedisce anche indirettamente di fatto ad altre squadre di emergere. Secondo te, vedendo anche altri sport, perché insomma con Fabio ne parliamo sempre durante T-Sport, la situazione del basket fiorentino, la pallavolo stessa di fatto non era a Firenze, anche se c'è ora una squadra nella serie nella 1 femminile, era a San Casciano. Quindi dal tuo punto di vista, da comunque persona che vive lo sport fiorentino, qual è il problema di questa città? Soprattutto concentriamoci ovviamente sul calcio, perché solo una squadra al top e il resto tutti a faticare, a vivere i problemi quotidiani del mondo dilettantistico? Se fosse una domanda in riserva sarei più felice, però no, io vengo da un'altra realtà, io sono nativo di Genova nonostante il mio cognome, e certe dinamiche della fiorentinità, dopo 18 anni che sono a Firenze, ancora non me le spiego, nel senso, ma no, bravissima gente, bellissima, sì, sì, gente, città, certo, incredibilmente bella. Però io sono contradaioli all'inverosimile, cioè io non mi capacito di come mai nel Mugello, per dire, non riescono a fare, non dico un'unica società, ma due società invece che 32, però non lo capisco io, per gli altri è una cosa normale, io sono di Ronta, io sono di qui, io sono di là, e ognuno c'ha la sua squadretta. Occhio alla Rontese. Tra l'altro la Rontese ci ha pettinato ieri, caso, che, e Firenze forse è ancora peggio del Mugello, c'è la squadra, il quartiere 1, quartiere 2, quartiere 3, potrebbero fare benissimo un micificco dentro e fare una grande cosa e crescere magari con l'unità di forze e di intenti.
onestamente non è un problema che mi riguarda nemmeno più di tanto, nel senso, anzi, meglio va la Fiorentina e più contento sono, perché al lavoro c'è una situazione di fiorentinità veramente elevata, incredibile, sicché bene così. Titolare è contento. Titolare è felicissimo. Però non lo so, non mi capacito, te l'ho detto, vengo da un'altra realtà e... Anche perché ad esempio a Genova, si torna là, ci sono due squadre di alto livello, ad esempio, già solo nel calcio. Sì, cioè, la domanda... So che una è più di alto livello dell'altra, non stiamo a dire quale, però... il Genova, chiaramente. No, ma soprattutto mi trovo a rispondere a delle domande, ma come fate a Genova, il babbo per il Genova, la mamma per la Sampdoria o la fidanzata per la Sampdoria, come fate? Cioè, una cosa normalissima. Qui c'è un accanimento, cioè non tu puoi essere nemmeno di Prato perché tu sei 20 metri più in là dal confine, è una cosa che per me è assurda, nel senso, io sono per insomma, un pochettino di apertura. Siamo in più tutti uguali. No, non mi sembra proprio, però io sarei per siamo tutti uguali, ecco, e sì che è difficile dare una risposta alla tua difficilissima domanda. Di fatto poi è anche una soluzione che eviterebbe tanti fallimenti, non soltanto a alto livello ma anche a basso livello. Basti vedere il Vicchio, che magari con una fusione negli anni passati avrebbe potuto evitare questa situazione, la situazione dello Scarperia e del San Piero. A Firenze quante società sono costrette a rinunciare alla partecipazione al proprio campionato ripartendo dalla terza? O allo stesso modo, quante squadre ogni anno poi vengono fondate per partire dalla terza categoria? Forse troppe, mi domando, perché tutti gli anni si va di fatto a intasare un movimento già di per sé probabilmente poi, sai, sull'orlo del bar. Contano tanto anche le ambizioni, ovviamente, perché certo, se vuoi fare il classico passo più lungo della gamba... Finché ci si iscrive a un campionato di terza quasi per gioco, no? Ci ricordiamo ad esempio il Firenze United, che si è iscritto per davvero quasi per gioco e poi comunque ha fatto il suo percorso in queste categorie. È chiaro che poi quando sale di livello aumentano anche i rischi di un'eventuale caduta. E detto questo, c'è una squadra che sta salendo di livello a Firenze. Forse il Le Boschi, punto di domanda. Forse lo è. Vediamo il servizio cosa ci dice. Volevamo perdere è il loro ironico coro a seguito di ogni vittoria. Vittorie che tra terza e seconda categoria sono state tante. 44 su 58 gare disputate, per essere precisi, a cui peraltro andrebbero aggiunte anche quelle non banali della Coppa Contarini, sollevata nel piovoso cielo del Paolo Magnolfi di Calenzano appena due stagioni fa. L'esplosione del fenomeno Le Boschi a Firenze era già stata toccata con mano quando i risultati sportivi erano magri e quelli di tifo e partecipazione ben più importanti. Oggi che la banda di Serrau calca i campi di prima categoria, però il CS Le Boschi non è più solo un gruppo di tifosi senza uguali, ma anche una formazione fiorentina che può a tutti gli effetti considerarsi una protagonista del nostro calcio. Scalando le categorie aumentano anche le difficoltà, lo insegnano la vita, il calcio e anche le avventure in 2D di Super Mario. Insomma, una banale verità, ma il Le Boschi fino ad oggi si è dimostrato all'altezza dell'avventura cominciata. 17 punti significano per i grigioneri 6 lunghezze dalla prima in classifica nuova Polisportiva Novoli e un solo punto di distanza dalla zona playoff, oltre ad un vantaggio di 5 punti sulla zona playout. Il tutto senza spese folli, facendo del calcio per passione una bandiera, ma non un limite, come dimostrano le sole 3 sconfitte rimediate fino ad oggi. Si può altresì dire che il Le Boschi, almeno per il momento, vive un periodo di assestamento in una categoria difficile in cui i grigioneri non possono più essere la gioiosa corazzata che schiaccia tutte le avversarie, anche perché la prima categoria C di questa annata 2014-2015 rimane molto equilibrata e anche Audace Legnaia, Settignanese e Novoli, che finora si sono divise la prima posizione, non sono mai riuscite ad andare in fuga a causa di qualche passo falso di troppo che ha fatto sì che tra la capolista attuale e la prima squadra fuori dai playout, il Luco, ci siano appena 10 punti di differenza. Le contendenti per un biglietto d'accesso al prossimo campionato di promozione certo potrebbero rinforzarsi nel corso del mercato invernale, ma difficilmente il campionato subirà scossoni imprevisti e allora la volontà delle Boschi sarà sempre la stessa, quella di vincere e continuare ad alzare l'asticella, mantenendo la stessa filosofia di calcio. E che si fottano i soldi, chi se ne frega, la vita va avanti. La stessa filosofia che potrete ritrovare nelle sale cinematografiche nei prossimi 3 giorni, per i 60 anni di Joel Cohen, che al mondo ha regalato un gran film e un gran nome per una squadra di calcio.
Bene, signore, lei si chiama Le Boschi e anch'io mi chiamo Le Boschi. È stupendo. È stupendo come nome, dai. No, è stupendo anche il film, che tra l'altro mercoledì lo danno anche in televisione. Non volevo, esatto, levare, non volevo levare soldi ai botteghini, però lo danno in televisione. Quindi non andate io, al film. Io lo riguarderò in televisione, sì. 15, 16 e 17, per i 60 anni di Joel Cohen, appunto, come abbiamo detto, torna al cinema questo film a cui obiettivamente i fondatori, gli ideatori delle Boschi, del primo Le Boschi, devono molto, ovviamente il nome senza dubbio, ma anche un po' uno stile di vita, abbiamo detto appunto quello di cui abbiamo parlato anche pochi minuti fa, ovvero i soldi non sono tutto e soprattutto non possono esserlo nel calcio dilettanti. Detto questo, vi abbiamo fatto un sacco di complimenti, siete bravi, siete belli, però avete perso. Cioè, no, vabbè, è vero, abbiamo perso e accettiamo la sconfitta, nel senso abbiamo giocato contro la Rontese, che è un'ottima squadra, allenata da un bravissimo allenatore, e parlano di lui i campionati che ha vinto. Onestamente noi veniamo dal basso. Noi tre anni fa è partito il mio percorso e sono strafelice oggi di essere, a parte qui in prima categoria, a poter dire abbiamo portato il Le Boschi a giocare in dei paesi anche importanti. All'inizio sembrava quasi impossibile. L'obiettivo prossimo delle Boschi, posso dirti che se ne sta parlando, purtroppo non è facile perché ci sono delle gerarchie da rispettare e tutto quanto, parliamo d'altro. La nostra prossima tappa sarà quella di magari, chi lo sa, approvvigionarsi un impianto nostro per poter crescere davvero molto di più, magari mandando a giro per strada dei bambini vestiti come noi, con i nostri toni, anche del una scuola calcio, visto che due anni che abbiamo fatto gli juniores, quest'anno sono primi con 4 punti di vantaggio, che sta crescendo anche con gli juniores, gli amatori che tra l'altro giocano stasera a Casellina sono terzi in classifica, abbiamo una squadra femminile che ha un che nome tra l'altro, fantastico, no, vabbè, le mele toste, che davvero sono mele toste perché sono delle ragazze davvero eccezionali, vengono tutte le domeniche a fare il tifo per noi e insomma stanno raccogliendo anche qualche vittoria dopo qualche cocente sconfitta iniziale. Che la normale, società sta crescendo, però deve continuare a crescere, ne stiamo parlando anche nelle nostre riunioni che si fanno mensilmente, magari andando in un campo nostro, con tutto il bene e voglio a Galluzzo, ci trattano benissimo, però ecco, i soldi investiti in un'affitta al Galluzzo probabilmente potremmo usufruirne in altri modi, per continuare magari a vincere un paio di campionatini. Per arrivare lassù dove Fiorini traccia, dove Fiorini ha detto. Fiorini sputa sul secondo posto. Mega. Io, Fabio, volevo chiedere al mister, però, perché siccome prima l'ho messo in difficoltà con quella domanda, volevo un po' continuare magari a metterlo in difficoltà, no, per capire più che altro qual è allora la ricetta segreta delle Boschi, perché devo dire purtroppo il Le Boschi è una mosca bianca all'interno del mondo dilettantistico fiorentino e non solo, nel senso che girando ogni settimana non soltanto sui campi di Serie D, dove già comunque i tifosi molto spesso sono inferiori rispetto a quelli che fate voi tutte le domeniche, ma anche seguendo dei derby, quindi partite che in teoria dovrebbero richiamare il pubblico. Del pubblico, esatto, in teoria dovrebbe essere così, nella pratica no. E quindi allora ti chiedo, cos'ha il Le Boschi che diciamo il 99,9% delle altre società non ha? Non pagano i giocatori, ma pagano i tifosi. Paghiamo i tifosi per venire allo stadio. No, assolutamente. E l'ho detto prima, nel senso, i soldi non danno motivazione. E magari vedere 300 persone a vedere una partita di prima categoria, come noi abitualmente insomma ci capita, ci dà grande motivazione. E per di più, i tifosi sono, diciamo, la parte forte comunque della società, sono quelli che ci danno la forza per andare avanti anche a livello economico, perché no? Perché fare un evento, fare qualcosa, o rimettere a posto il magazzino, o gonfiare i palloni, nel senso ci danno davvero una grossa mano e ci danno le motivazioni per andare avanti. E noi quest'anno ci sa un handicap grosso rispetto alle altre realtà di prima categoria, che è quello che ci alleniamo due volte la settimana.
due volte la settimana un attimino amatoriale come cosa. Insomma, si trascura magari la parte fisica per provare un angolo, oppure magari non si prova l'angolo, però si prova a mettere un pochettino di ossigeno nei muscoli, sicché insomma ci sa questo handicap qui. Nonostante tutto si sta facendo un campionato di tutto riguardo, nel senso ambiamo anche quest'anno, non ti dico la promozione diretta perché sarei solo un presuntuoso, però almeno in un posto, in un piazzamento playoff, giocarci le nostre carte, quello un pensierino ci si fa. Allora Fabio, stravolgiamo un po' la scaletta e guardiamoci abbiamo la classifica. Abbiamo già stravolta di fatto, esatto. Abbiamo già stravolta, ma chi se ne frega? Per la gioia del nostro Lorenzo in regia gli chiediamo di mandarci la classifica del girone C di prima categoria, dopo poi riparleremo anche di quanto sta accadendo. Lorenzo che è regista e anche giocatore del Sant'Agata di terza categoria, non lo ricordiamo mai, esatto. Salutiamo anche Irena che non viene mai salutata, io fra l'altro dietro le telecamere saluto anche Francesca. Salutiamo tutte le volte. No, perché io spesso durante il lunedì di Viola Express sono con Francesca in studio, okay. In regia, e lei non viene mai citata, povera Francesca, quindi io la voglio ringraziare ufficialmente, grazie Francesca, anche perché spesso gli faccio far tardi, quindi ringraziamola. Andiamo alla prima categoria. Così mi piace, caro Fabio, così mi piace, bisogna ringraziare quelli e poi non si vedono mai davanti alla telecamera. Sono il vero cuore di Zona Gol. Bravo, bravo Fabio, e brava anche la nostra regia che appunto ci ha mandato la classifica, vediamo anche qui. Classifica cortissima, quindi il Le Boschi che sicuramente si guarda davanti perché di fatto Novoli, Settignanese, Legnaia, Rontese e Galluzzo sono lì, però anche dietro Andrea, nel senso bastano due o tre passi falsi e si corre il rischio poi di venire risucchiati nelle sabbie mobili. Sì, è vero, onestamente... E guardo sempre le prime cinque però sì, quelle sotto onestamente fanno paura, anche perché abbiamo ormai giocato quasi contro tutti ed è un campionato equilibratissimo. Mi trovo a scambiarmi delle relazioni dove non c'è mai nulla di scontato, si va sui campi, si gioca la nostra partita e si spera sempre possa andare bene. Ieri non è andata molto bene, è stata una partita un pochettino episodica. Però merito alla Rontese, che comunque non siamo mica imbattibili, ci abbiamo i tifosi, ci abbiamo tutto il che tu vuoi, però sempre 11 però contro 11, però ci battono, ogni tanto capita anche questo. Senti, e di questo ritiro del Vicchio che di fatto ha stravolto il vostro calendario, il vostro e di tutte le altre squadre, che mi dici? No, io credo che il Vicchio era, ora io non mi occupo molto di tutte le realtà, soprattutto mugellane, che sono un pochettino lontane da me, ma credo sia 3 anni che il Vicchio debba far festa o che il presidente magari viene chiamato. Ho letto degli articoli sulla Nazione, io non conosco né il presidente né nelle altre realtà, però ho letto di articoli anche sulla Nazione dove parlano che il presidente è stato cercato al telefono e cambia numero di continuo, non lo trova. Sì, è 3 anni, si sa che il Vicchio, ahimè, dovrà andare in terza categoria, poteva benissimo farlo a inizio campionato. Tra l'altro noi ci giochiamo, ora giochiamo domenica, poi abbiamo 2 settimane di sosta per il Natale, si gioca a Palazzolo il 4 e poi di nuovo 2 settimane fermi. Onestamente un pochettino è una condanna, anche perché ci piace poi giocare, ci piace allenarci per giocare poi, e se non si gioca è una cosa un po' triste. E proprio per quello anche le fusioni, queste cose qui, probabilmente il Vicchio facendo un passo indietro poteva farsi aiutare da qualcun altro, non lo so se sono pronti a aiutare le persone, però. E nel frattempo è nata un'altra società a Vicchio, ma pare che anche la collaborazione tra le due non sia poi stata così foriera di soddisfazione per gli sportivi di Vicchio. Abbiamo anche un vicchiese con cui parleremo, perché dopo ti dobbiamo cresimare, ma intanto poi ci racconti anche la storia di Vicchio. Però dobbiamo rifare un altro passo indietro, perché esatto, il tempo esatto. Adesso sta cominciando a scarseggiare, caro il mio amico Francesco. Sì? Fammi vedere almeno le classifiche di promozione, se no tutti gli sportivi che militano nelle campionate di promozione non ti parlano più. E fra l'altro c'è da ricordare anche tante cose in questo campionato di promozione, anzi in questi 2 campionati di promozione, scusami. Hai parlato velocissimissimissimamente, per fortuna ho capito, e guarda qui il buon Lorenz subito manda la classifica. Partiamo dal girone A. Allora, in testa la Zenit Audax, ovviamente con il gol di Matteo Silvestri, ormai sta facendo veramente
tutto il contrario di tutto nel girone A, un campionato che secondo Franco Bellini settimana scorsa no, fa bella sua dimensione. È la dimensione noi... Si rispondono così, uno lo punzecchia, l'altro lo ripunzecchia, poi uno fa gol, l'altra squadra vince, insomma è un po' tutta così, però è divertente anche per questo. Infatti è molto divertente, dietro il Signa il sempre sorprendente Calenzano a 23 in compagnia del Vallecisa Succise e del San Marco Avenza. In fondo altra sconfitta per le piagge, probabilmente adesso che le giornate iniziano ad essere abbastanza c'è l'impressione che magari il passo fatto è stato forse un po' troppo lungo, considerando anche la situazione tecnica della squadra che in prima ha fatto veramente grandissime cose ma adesso sta facendo fatica. Certo, Lampo distante tre, la Lampo distante tre punti, Bagni di Luca e Malisetti e lo stesso Fucecchio, ancora una volta una partenza a rilento come l'anno scorso, sono lì, però insomma ci si attendeva qualcosa delle piagge, di più. Tu sai che io conosco alcuni personaggi vicino alle piagge, mi dicono che le difficoltà siano soprattutto anche sulle quote, perché non avendo un settore giovanile poi le piagge hanno dovuto fare riferimento ad altre società per tirare dentro giovani da mettere in rosa, e che questi giovani stiano facendo un po' fatica in un campionato comunque difficile come quello di promozione, dove non è facile essere catapultati. Andiamo a vedere anche Il girone B, tra l'altro di fatto si ritira in ballo quello che aveva detto prima Andrea, ovvero che avendo tantissime squadre è difficile anche avere un proprio settore giovanile, perché del resto insomma non ci sono 5 milioni di nascite al giorno, quindi i ragazzi sono quelli che sono anche in un'area come quella di Firenze, e quindi la difficoltà quando arrivi a un punto in cui hai le quote di un certo tipo, vedi anche la stessa fatica che fa la Fortis Juventus nel trovare quote all'altezza in Serie D. Promozione girone B, la partita di cartello di fatto era legata, Fabio, direi a una persona, e questa persona risponde al nome di del buon Tortelli, di Jack Tortelli. Grassina Saginale, il presente contro il passato, è finito 2-0 per il suo Grassina, e Saginale che ci dicono sia un po' in fermento sotto il profilo dello spogliatoio. E non lo so, ho visto un po' di campagna acquisti, a Saginale arrivano tutti da questa squadra nuova, si chiama Svincolati. Mauro Mambi ha rifatto la campagna acquisti della sua Fortis di non so quanti anni fa, ho visto Zulfanelli che giocava alla Fortis, Dante Vigiani che raggiunge Fortis, il fratello Rocco. Se l'ha portato il fratello, poi chi era l'altro? Già lì, poi c'è Cianferoni, che è un giovane, però insomma, gli ex Fortis, certo, non mancano in quel di Saginale. Iniesti. Settimana, però lui non viene da Svincolati. Esatto. L'FC Svincolati. FC Svincolati. Tra l'altro, negli Svincolati invece. Tornando un po' indietro, è finito Nicolosi, portiere di prima categoria nella Gaglianese, che Andrà conosce, quindi io sentirei anche lui insomma su cosa ne pensa sul buon Nicolosi, che tre settimane fa l'ha rimandato via. Non lo so, io ci giocavo con lui a Fiesole, non è che siamo amici per la pelle, ci salutiamo sempre volentieri, però a Gagliano ho sentito stanno cambiando un pochettino di cose, Regola non ha fatto bene, da noi fece bene perché fece una mezza uscitaccia, ci permise di fare il primo gol, però non lo so, vabbè, troverà un'altra realtà dove poter andare a giocare probabilmente. Senti Lorenzo, che effetto ti fa sentire, cioè percepire la realtà alle Boschi, te che comunque vivi il Mugello ma vivi anche poi le realtà importanti della Serie D con la Fortis, seguendo la Fortis, ti chiedo di fare un discorso non soltanto sul Mugello ma un po' in generale, insomma, deve essere davvero la strada della riduzione delle squadre la strada di fatto per poi salvare il movimento calcistico? Attento a quello che dici. Infatti. Io ci sarebbe da fare un discorso un po' diviso, se devo ragionare da allenatore o da dirigente o da giocatore, perché da giocatore ti direi che diminuire il numero di squadre porterebbe a un gran numero di giocatori per la strada, mm-hmm. E quindi non so quanto possa essere positiva la cosa. O negli studi di zona gol. O negli studi di zona gol. Esatto. Però, come dice il mister Andrea, io credo che potrebbe essere anche una cosa giusta, provare a magari a unire qualche realtà per cercare magari di fare meglio.
Però ecco, è come un po' il gatto che si morde la coda, no? Da una parte, se la coperta è corta, quindi se tante squadre si uniscono in una sola, molti giocatori restano a piedi. E non lo so se ne vale la pena a questo punto. Forse va fatto semplicemente calcio meglio. O anche, forse sicuramente, semplicemente fatto partendo bene, da bassi livelli, cioè anche dal settore giovanile. Esatto. Poi tu sei l'esempio lampante, a Vaglia hai detto le cose vanno bene nonostante non ci siano poi le spese folli e tutto quello che appunto, perché calcio tantissimi a questi livelli si basa su altre cose. Però Fabio, direi, prima di andare avanti, due pilloline, perché sul Vicchio. No, su Lorenzo, perché ecco, voci di corridoio parlano di uno smacchi molto richiesto sul mercato. È vero o no? Qui si parlava di Luca, addirittura del tuo barberino, caro Fabio, pensa a te. Ma io lo prenderei, perché almeno al ritorno non ci segna contro. Ora, una domanda del genere mi mette a quanto in difficoltà, nel senso, io dico le cose in maniera molto sincera. Io, come mi conoscono in tanti, come mi conoscete voi, penso di essere, prima di tutto, un giocatore, penso di essere un ragazzo molto umile e che quindi sta con i piedi in terra, e quindi io penso che, come dicevo, in questo mondo, secondo me, come lo vedo io il calcio, come ripeto, come ho detto prima, dove il calcio è tantissimo, secondo me non deve avere un rimborso di chissà quali cifre. Per questo io ho rifiutato tante squadre, ma lo dico in maniera sincera, anzi, ripeto, ringrazio le società che mi hanno chiamato, ringrazio, lo faccio pubblicamente, almeno ho un modo di poterlo fare. Ringrazio chi mi ha chiamato, perché comunque sì, fa sempre piacere essere chiamato da società sia di categoria superiore che di pari categoria, però in questo momento il mio futuro e il mio presente in questo momento è Vaglia. Io, come mi sono trovato e come mi sto trovando in questa realtà, sinceramente non l'ho trovato da nessuna parte. Lo dico in maniera molto sincera e molto schietta. Io veramente, per quello che mi hanno dato, per l'opportunità che mi hanno dato di giocare, di crescere, perché io in questi 5 anni sono stato a Vaglia, sono cresciuto tantissimo. E quindi è giusto anche riportare conoscenza a chi mi ha dato l'opportunità di poter entrare in una società del genere. Bravo. Quindi, ho detto, proprio perché io penso di essere una persona umile, dico ciò che penso e secondo me è la verità. Chapeau. E quindi poi lo metteremo su Facebook, perché mi hanno detto che a Vaglia non arriviamo, quindi esatto, il tuo messaggio alla popolazione di Vaglia lo metteremo Love su message. Facebook. Francesco, parliamo però anche un po' di seconda categoria, così entriamo nel esatto, vivo della categoria di Lore, che ovviamente... che ieri ha segnato una squadra, ieri te lo dico segnato, io, te lo dico ieri io. Ha segnato, mannaggia a lui, al barberino, però poi si è fatto espellere, perché sennò non veniva in trasmissione, no, in realtà... Non sa come mai si è fatto espellere, ce lo racconti. A noi ci interessa più l'espulsione che il gol. L'ha fatto bello, ci hanno detto tutti. Ma io sono sincero, non capisco come mai il mondo d'oggi non si venga mai riconosciuti per ciò che fai di bello, ma sempre per ciò che è negativo, sinceramente. Non lo so come mai. Bravissimo. Comunque no, a parte le battute. Che partita è stata? La partita è stata una partita, sinceramente, dalle due facce. Nel senso che la prima mezz'ora, 40 minuti, secondo me è stato, in maniera molto sincera, a favore nostro, in senso a favore del Vaglia, in quanto noi nei primi 20 minuti siamo andati subito su 2-0 con il gol di Manuele su un rigore. E Manuele Berni, Manuele Berni, bandiera del Vaglia, che saluto tra l'altro. E oltretutto, nonostante siamo andati su 2-0, il mister, devo essere sincero, continuava a dirci dalla panchina che c'era sempre qualcosa che non andava. Vedeva che il risultato non era in sicurezza. Temeva il barberino, e infatti, voce in capitolo, il mister ha avuto ragione e nel primo tempo si è portato sul 2-1. Secondo tempo, purtroppo, devo essere sincero, siamo entrati in campo con un po' di timore e infatti il barberino è venuto fuori. Sinceramente ha avuto più voglia di noi di vincere, secondo me, e niente, ha portato a casa questo punto. Purtroppo per noi c'è il rammario, perché giustamente quando vai sul 2-0 in casa contro una squadra che deve lottare come te per la salvezza, speri sempre che la partita venga dalla tua parte. Invece, devo essere sincero, va dato merito anche al barberino, che è riuscito a venire fuori da un risultato non facile, perché venire fuori da un 2-0
dopo 20 minuti, va dato merito anche a loro, c'è poco da fare. Sono rosso-blu le linee che hai sulla maglia, vero? Sì, sono rosso-blu. Però io guarderei un altro colore, bianco-rosso, perché rifacendo il mio Perugia. Esatto. Tifosissimo del Perugia. esatto. Del Perugia, quindi abbiamo un tifoso del Genova, uno del Perugia. E tra l'altro sono gemellati, grifoni. Infatti, grifoni tra le mura di zona. Non l'abbiamo fatto di proposito. Ovviamente. No, assolutamente no. Noi lo scopriamo ora. Non ci pensiamo mai. Ci è venuto in mente adesso. Vediamo la classifica. Esatto, manca solo quella, anche perché c'è un risultato sconvolgente. Perché settimana scorsa la Borghigiana era a 31. Questa settimana, come la ritroviamo? Sempre a 31. Perché il Firenzuola in casa ha maramaldeggiato contro la Borghigiana. Troppo bello questo femmine. 5 gol al povero Bambi, se li è presi tutti. E Borghigiana, che però nonostante qualche passo falso di troppo nelle ultime settimane, resta sempre a più 7. Magari il campionato, insomma, non è già stato ucciso dagli uomini di D'Apolito, però dietro si fa una gran fatica a rimontare e a chiudere un po' il cerchio, a rendere questo campionato un po' emozionante. Ci sta provando in tutti i modi la Rondinella, quarta vittoria consecutiva con Mister Ballini, con l'ex allenatore di Lorenzo Ballini, che però probabilmente è partita un po' troppo in ritardo. 13 punti inizia ad essere un po' tanti per rimontare una squadra che comunque sì, ha perso due delle ultime tre, ma comunque contro squadre di tutto rispetto, perché insomma il Firenzuola, al di là dei 17 punti, ha un attacco devastante, no? Lo Zemanzuola continua a divertirci. Guarda, Vali e Barberino un pareggio, sono praticamente appaiate in classifica. Sarete destinati probabilmente a giocarvela per la salvezza? Che dici? Sì, sinceramente sì, come tante altre squadre, perché la classifica è molto corta. E secondo me, io devo essere sincero, tra le prime squadre io credo che avranno la meglio Borghigiana, Floria Gaffiere e Molinense. Avendo giocato contro l'Impruneta, devo dire che tutta questa bella impressione non me l'ha fatta, anche perché noi siamo andati a giocare da loro e li abbiamo messi sotto in maniera molto sincera, anche se siamo rimasti in 10 dopo poco del primo tempo. E avendo giocato con quasi tutte, io credo che le prime tre che si lotteranno, secondo me, sono Borghigiana, Floria e Molinense. Di Ballini alla Rondine, cosa ci dici? Di Ballini, guarda, l'abbiamo incontrato poche domeniche fa, ha vinto 1-0 da noi, tra l'altro ero squalificato, venivo da una diffida e sono stato squalificato. Devo dire che faccio complimenti a mister Raffaele, perché sono contento che prima di tutto sia rientrato nel giro del calcio, perché secondo me è un allenatore molto valido. E oltretutto è andato in una piazza importante quale Rondinella, insomma, nobile decaduta del calcio. E devo dire che Rondinella mi ha fatto una bella impressione, con una squadra molto fisica, una squadra che ha un bel equivalente tecnico e sia fisico, e che secondo me non a caso ha fatto 4 vittorie di fila, secondo me. Sono sincero. Si è sicuramente rialzata la Rondinella, sì. Abbiamo detto di questi 13 punti che la separano da appunto dalla Borghigiana, e appunto abbiamo visto quella situazione laggiù in fondo, dove Vaglia e Barberino saranno costrette a lottare insieme a tante altre, però, perché poi noi abbiamo tralasciato nel discorso ovviamente un po' la classifica, però guardando Trocedo ad esempio, squadra a 17 punti, insomma sono tutte lì davvero, perché Vaglia ha solo 3 punti dal Trocedo, come del resto il Barberino ha solo 2 punti, quindi la situazione è in continua evoluzione. Tra l'altro domenica abbiamo uno scontro diretto a Bagnarripoli. Esatto, quindi, Bagnarripoli, che però fra l'altro è dietro di voi, quindi a 8 punti, e quindi insomma potrebbe tentare l'aggancio praticamente. È la speranza a cui si aggrappa anche Simone Zini, o il suo Casellina di fatto, il Bagnarripoli, per evitare l'ultimo posto in classifica. Ancora perso il Casellina, 4-1. Siamo praticamente in chiusura. Perché? Perché, caro Fabio, siamo quasi in chiusura? Dillo te. Lo dico io, perché l'altra volta abbiamo dato un assaggio di quello che è successo con Angelo Lombardi. Oggi invece vi vogliamo mostrare la versione integrale delle sue avventure, prima calcistiche e poi culinarie. Vi diciamo subito che è andata meglio rispetto alla precedente esperienza con Vale di Cameni. Poi ci sarà certo la classifica.
Potremmo anche quasi invitare già Andrea e Lorenzo prossimamente. Andrea è fortissimo, non può perché infatti, è un professionista, è cuoco professionista, non vale. Ma io quasi quasi invece farei almeno si mangia bene, esatto. Una volta non si va a trovarlo noi, è meglio. Si fa così, allora proveremo solo Lorenzo e magari ci fa una specialità di Perugia, vediamo Umbra. Un po' Umbra. Cosa viene fuori. Cosa viene fuori ce lo dirà subito Angelo Lombardi e quindi dobbiamo ringraziare Lorenzo Smacchi, grazie Lorenzo. Grazie a voi, buonasera a tutti. E Mister Serrau, grazie Andrea. Grazie a voi. Noi ci guardiamo insieme quello che è successo con Lombardi e il prossimo appuntamento è il 23 martedì, quindi vi ricordiamo domani lo speciale Viola Express ha come azzurro in vista del derby Fiorentina-Empoli del prossimo turno di Serie A. Adesso Angelo Lombardi e buona serata ovviamente. Yes. Once again. From Springfield Cafe. Quando vuoi? Ma posso partire quando voglio? Sì, quando vuoi. Vai qui. No, fatta male, scusa. Ciao, sono Angelo Lombardi, attaccante del Gavorrano e vengo da Torrella del Sannio in provincia di Campobasso. Anzi, da Trella in provincia di Camboesce. Io sono nato in un paesino di 800 abitanti, si chiama Torrella del Sannio, in provincia di Campobasso, e da quando ero piccolo il mio sogno più grande era quello comunque di diventare un giorno un calciatore. E da quando sono piccolo i miei genitori mi hanno sempre aiutato a cercare di far avverare il mio sogno, e da quando ho 6 anni che comunque vado e gioco a calcio in una squadra di Campobasso che si chiama Acli Campobasso. E ho provato, ho fatto anche altri sport insieme al calcio perché comunque mi appassionava il mondo dello sport in generale, però poi alla fine stavo sempre col pallone in mano e quindi non vedevo l'ora da quando avevo 6 anni fino ai 17, non vedevo l'ora di arrivasse il giorno di andare a fare allenamento perché è stato proprio il mio sogno da quando sono nato. I miei genitori mi hanno aiutato tanto in questo, i miei amici mi hanno aiutato tanto in questo e ho fatto appunto la trafila dai 6 anni ai 17 nelle Acli Campobasso fino agli allievi. Finiti gli allievi non ho avuto la fortuna di poter fare un settore giovanile importante qualche primavera e quindi ho avuto subito la possibilità di andare in Serie D. Mi ha chiamato l'Olimpia Agnonese, una squadra di Serie D molisana, e a 17 anni ho fatto il mio primo anno in Serie D, il mio primo esordio in Serie D, e da lì ho continuato la mia carriera in questa categoria. Ho fatto 2 anni di C, però da allora ho capito che se volevo fare questo, se volevo veramente far avvenire questo sogno, dovevo lavorare duro tutti i giorni, perché comunque passare direttamente dagli allievi alla Serie D è comunque un passo abbastanza grosso e comunque impegnativo, perché passi da allenarti comunque 2 volte a settimana, allenarti tutti i giorni in un contesto dove comunque giochi con gente grande che ha fatto categorie importanti, quindi cominci a vivere lo spogliatoio e cresci tantissimo. Io devo dire che questa è stata la mia fortuna, perché andare in 17 anni e avere a che fare comunque con gente di 30-35 anni subito mi ha fatto crescere molto. Il calcio lì è visto veramente come una grande passione, come del resto dappertutto. È poco conosciuto il Molise, secondo me, anche sotto altri punti di vista che non solo calcistici, perché soprattutto perché secondo me c'è tanta ignoranza. Io purtroppo lo dico, perché tanto la maggior parte della gente che mi dice dove sei, Campobasso, non sanno neanche dove è Campobasso, quindi uno ci ride su, però alla fine non è una cosa carinissima, ma ci sta. Noi comunque molisani ci scherziamo su, perché comunque siamo fatti così e va bene. Il mio esordio in Serie D l'ho fatto a 17 anni con l'Olimpia Agnonese. In panchina c'era il Silvio Cerone e l'ho fatto in casa a Agnone contro la prima in classifica, che era allora la San Giustese, che poi tra l'altro mi sembra che anche ha vinto il campionato. My
while I'm sitting the bar across streets of home. When your friend bartender just made drink for me. Yeah, I can see the mirror behind his back in my friend. Io praticamente ho fatto i 4 anni di serie di Molise, 2 all'Olimpia Agnonese, 2 all'Atletico Trevento e poi dopo il 4º anno mi ha chiamato il Gavorrano. Mi ha chiamato il Gavorrano in Serie C e diciamo ho fatto la mia seconda esperienza fuori casa, la prima fu a Torino e diciamo che mi sono trovato subito bene perché comunque a Gavorrano ho trovato un bellissimo gruppo di bravissimi ragazzi, calcisticamente non andò benissimo, c'era Guido Pagliuca allenatore e sì, praticamente sono stato lì un anno a Gavorrano, ho fatto 12 partite, non andò proprio benissimo, poi l'anno dopo sono ripartito in ritiro a Gavorrano perché comunque avevo firmato 2 anni di contratto e poi sono andato via a Riccione, sono andato a Riccione che era ottobre, lì ho trovato una situazione abbastanza disastrosa e sono stato lì 2 mesi, però ho fatto abbastanza bene, diciamo che mi serviva assolutamente una piazza dove comunque potevo rimettermi in mostra e rimettermi in gioco, perché comunque a Gavorrano non andò benissimo, allora sono andato lì a Riccione e fortunatamente andò bene. Andò bene perché anche se la situazione era abbastanza disastrosa, sia di classifica sia di società, comunque sono riuscito a mettermi in mostra, ho fatto bene, ho fatto subito gol e a dicembre mi ha chiamato la Massese. Sono andato a Massa e anche lì benissimo, società serissima, compagni di squadra, mi sono trovato veramente bene e lì è andata bene, ho praticamente fatto quasi tutte le partite, alcune entravo quando giocavo titolare, però ho fatto anche lì qualche gol, ho concluso il campionato comunque a 8 gol, secondo in classifica e diciamo che alla fine per come era partita diciamo, è finita bene. E poi da lì verso fine anno mi chiamo Egidio Bicchierai, il direttore che secondo me è un grandissimo direttore, bravissima persona e mi chiamo subito, infatti la Fortis è una delle prime squadre e l'ho preso subito in considerazione perché comunque avevo avuto comunque altri amici che hanno giocato qui che mi hanno comunque raccomandato comunque una società seria con un allenatore, già me l'avevano detto, un allenatore italiano Bonuccelli, e allora ho deciso di venire qua a Borgo. Sono venuto qua a Borgo, ho fatto penso l'anno più bello della mia vita sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista del rapporto con la società, con l'allenatore, con i compagni di squadra, dentro, fuori dal campo, veramente è andata benissimo, perché veramente ha un gruppo eccezionale, è un allenatore secondo me fortissimo, veramente, veramente bravissimo. Guarda, dopo le prime partite che prendono, ho fatto gol, lui mi chiama, mi attacca sempre, l'anno scorso facevi gol e quest'anno dopo tipo 2-3 gol di fila, subito mi arriva il messaggio di Bonuccelli, guarda cosa c'è scritto. Bravo Bomber, ho disdetto le porte con le ruote. Pazzesca, secondo me veramente un rapporto bellissimo, è praticamente un compagno di squadra, ti dà tranquillità, ti dà veramente bravissimo. Ora sicuramente stasera dopo la trasmissione sicuro mi chiama, o lecca culo, o lecca culo, sei lecca culo, sicuro. Nuovo Masterchef d'Italia. Sono da sposare, dai, non mi prende nessuno, non so da sposare. Com'è sta storia? Non lo so perché. Non mi vuole nessuno. Francia. Bocciato, va. Prego. Ma mi si in crisi la sottiletta? Dici? In crisi totale proprio. È un po' qua, così decora anche, no? Ti piace? Mi sono pure nel piatto, bravo. Un po' di salsa yogurt. Oh yeah! Si può passare alla prova, se è cotto e mangiato. Si va a fermare da solo.
Buono. Dai, buono. È sufficiente. Sì. È sufficiente, dai, ora facciamo assaggiare anche. Cioè, quindi. Pensavo non te lo giuro. Ha superato Valeri allora? Ci voleva poco. No, no, cioè, a livello di ingredienti ci siamo, dai. Sì, abbastanza bene, no? Grazie! Come l'anno scorso quando facevo il cuore? Faccio il cuore? Alla pa! No, no, qui siamo pure al livello. Poi... La quantità della salsa, il sale, l'olio... E anche il fatto come è stato tutto progettato in questa maniera... C'è l'impegno, c'è una visione d'insieme. Vai, mi fa piacere. Primo in classifica per ora. Per distacco. Scusa, Valeri, Grazie. Intanto faccio la diretta. Salute. Alla vostra.